Buongiorno a tutti e benvenuti a questo webinar dedicato al futuro dell'economia italiana. Un evento, quello di oggi, che nasce dalla partnership tra Assium Forex e Refinitiv e che si pone l'obiettivo di analizzare le sfide, le prospettive, per la nostra economia nei possibili scenari post-crisi, post-Covid-19. Per fare questo ci avvarremo del prezioso contributo di Claudia Segre, presidente di Global Thinking Foundation, e Gianluca Semeraro, stimato giornalista finanziario di Reuters. Io sono Vincenzo Di Mase, Refinitiv, ed oggi avrò il compito di moderare questo dibattito, questo webinar. Prima di entrare nel vivo della conversazione, alcune indicazioni utili. Come avrete notato, la piattaforma è nella sola modalità di ascolto. Tuttavia, ciascuno di voi potrà interagire con me e con i relatori utilizzando la funzionalità di domande e risposta di Q&A disponibile nella piattaforma, inviando già sin d'ora le vostre domande. Domande a cui cercheremo di rispondere nel modo più completo possibile nella parte finale della sessione. La documentazione verrà messa a disposizione dei partecipanti al termine dei lavori, al termine del webinar, e vi invito ad esplorare anche la sezione di risorse, che, per accedere a una serie di documenti e materiale dedicato ai temi che sono trattati nell'incontro e nel webinar di oggi. Assieme a Gianluca e Claudia affronteremo una serie di argomenti che rappresentano in buona sostanza la nostra agenda. Valuteremo i possibili scenari e le incognite dopo questo primo, direi, difficile semestre del 2020, ma anche le misure correttive necessarie a stimolare una ripartenza per un quadro di crisi tutto sommato, anzi certamente unico nel suo genere, i cui risvolti non possono non avere delle ricadute sul fronte delle diseguaglianze, della tenuta sociale, degli impatti sociali. Rimaniamo fondamentalmente ottimisti e per quanto si tratti di una crisi unica e molto probabilmente lunga, cercheremo di analizzare alcune delle possibili aree di intervento, anche con il vostro aiuto, per accelerare questo percorso di ripartenza. Ecco, entrando nel vivo, rispetto a quello che è il tema principale di questo webinar, il grafico che potete vedere adesso a video, a fonte Refinitiv, DataStream, rappresenta chiaramente in un certo qual modo l'onda d'urto della pandemia che in 3 mesi ha causato la sostanziale paralisi delle principali economie a livello globale. In quello che in una ricerca pubblicata qualche giorno fa dalla BIS, dall'International Bank of Settlement, in quello che viene definito come il sudden stop, cioè uno stop improvviso di tutte le attività a seguito delle ovvie politiche di distanziamento sociale necessarie per contenere i rischi sanitari, rischi per cui chiaramente i paesi ed anche il nostro paese hanno pagato un caro prezzo in termini di vite. Fa eccezione, lo vedete nel grafico, il caso degli Stati Uniti, dove la curva tende a salire e quindi non segue l'andamento classico delle altre. Ciò desta preoccupazione e di ieri la notizia dei 48.000 nuovi casi in 48 ore. L'impatto, in termini generali, della pandemia sulle nostre economie è stato chiaramente forte, disastroso, secondo alcuni. Crolla la produzione manifatturiera globale, aumentano i tassi di disoccupazione e chiaramente le esportazioni globali subiscono una contrazione che è simile, come potete notare dal grafico, a quella della grande crisi finanziaria del 2008. Tuttavia, se allora parlavamo di una crisi finanziaria che si propagava all'economia reale, oggi abbiamo un comportamento inverso, cioè abbiamo uno stop dell'economia reale, a cui potrebbero, e cercheremo di capirlo anche dopo, affiancarsi una serie di effetti e di conseguenze sulla componente prettamente finanziaria. In poche settimane sono cambiate molte delle aspettative di crescita economica, anche per paesi leader come appunto la Cina, ma anche molte delle nostre abitudini nella sfera privata e professionale. Siamo tutti collegati dalle nostre abitazioni. Lo smart working è entrato imperiosamente nel nostro quotidiano, fondamentalmente, con tutti i vantaggi e gli svantaggi del caso. Ne approfitto per sottoporvi quindi un semplice quesito che vedete ora, diciamo, a video. L'affermazione che vi chiedo di commentare è la seguente: dopo aver testato lo smart working, il cosiddetto lavoro agile da casa,
a fronte della chiusura forzata degli uffici dovuta alla pandemia, le aziende italiane, in particolare quelle dei servizi, adotteranno questa modalità lavorativa anche in situazioni di normalità, quindi estensione dello smart working anche in quello che potrebbe essere definito il nuovo normale. La scelta è abbastanza binaria, direi, è netta tra un sì e un no, proprio per cercare di individuare un trend chiaro su questo. Ecco, vi lascio ancora qualche secondo per questo semplice quesito. Ecco, adesso mi sposto sui risultati e andiamo ad analizzarli. E chiaramente potete vedere c'è un chiaro indirizzo, una chiara distribuzione. Claudia, questo è forse il più semplice ed immediato esempio di come questa crisi sia profonda e abbia avuto la forza di ridefinire un nuovo concetto di normalità, andando a cambiare immediatamente, in tempi rapidissimi, non solo le nostre aspettative di crescita, ma anche le nostre abitudini quotidiane e lavorative. Qual è il tuo punto di vista, Claudia? Ma una nuova normalità dove evidentemente lo smart working, che ricordiamo non è il telelavoro per cui si lavora sempre da casa, ma lo smart working si lavora a progetto, un po' a casa, un po' in ufficio, compatibilmente ovviamente con la situazione pandemica che ha relegato lo smart working a essere molto vicino al telelavoro. Il problema è evitare quegli atteggiamenti a volte opportunistici da parte di imprese che colgono l'opportunità dello smart working magari per evitare il pagamento dei ticket restaurant, piuttosto che per non colmare il differenziale tra momenti di stasi, momenti di ripresa degli ordinativi, utilizzando anche questi mezzi non per dare ulteriore input allo sviluppo, ma per cercare di calibrare la propria attività utilizzando anche gli ammortizzatori sociali in questa fase. Quindi sicuramente una risposta incoraggiante, abbiamo fatto grossi passi avanti, però bisogna calarli in una realtà che deve cambiare e affiancarsi alla digitalizzazione. Un altro dei temi che abbiamo toccato, Claudio, era quello dell'impatto, no, della crisi, della pandemia sull'economia globale e anche la possibile divergenza, no, tra economia reale ed economia finanziaria. Qual è il tuo pensiero su quanto accaduto? Ma quello a cui stiamo assistendo, come abbiamo visto, è una chiusura del secondo trimestre molto incoraggiante per gli investitori. L'indice mondiale dei mercati azionari segna un più 17,5%, con dei picchi tra l'India più 20%, il Giappone più 18%, l'Italia più 14%, mentre i mercati emergenti sono fanalino di coda con un più 2% nel secondo trimestre, che non colma certamente il meno 6% del primo trimestre. In questa situazione incoraggiante per i ritorni dei portafogli, però qual è la realtà? Che sono tante le incognite che pesano in questo semestre che sarà guidato, per quanto riguarda il Consiglio europeo, proprio dalla Germania e quindi dalla campagna elettorale americana proprio post pandemica, fino all'atto finale della Brexit, che potrebbe diventare hard Brexit, per non parlare, dopo l'esito del referendum in Russia, delle elezioni polacche ed altre grosse prove, molto importanti prove per quanto riguarda la tenuta dell'Unione europea. E tutti questi eventi modificheranno le azioni delle banche centrali, potrebbero modificare un'azione così forte a supporto da parte delle banche centrali e anche influire sulla percezione dei rischi sui mercati e sulla composizione dei portafogli. Ed è proprio su questa volatilità che impegnerà i cambi e le commodities che si giocano molte delle scelte degli investitori e dei risparmiatori già messe a dura prova da questa crisi causata dal Covid. Grazie Claudia, e io penso che adesso possa aver senso approfondire magari un po' di più i numeri della crisi e valutare l'entità e la tempestività di quelle che sono le misure correttive per fronteggiare quella che sicuramente è una grande sfida per l'Europa e per l'Italia. A corredo di quanto tu hai esposto prima, sicuramente l'impatto sul prodotto interno lordo è stato importante. Già nelle prime stime di Banca d'Italia a maggio, nello scenario migliore, si parlava di una riduzione del 9%. I PMI, il manifatturiero manifesta qualche segnale di miglioramento, ma certo per quanto riguarda quello che è accaduto siamo ancora in territorio sotto i 50. Il manifatturiero
nel dato di ieri fondamentalmente si è attestato a livello europeo a 47.4 rispetto, che tanto rispetto al 39.4 del periodo caldo della crisi. Vale la pena adesso approfondire, diciamo, quello che è accaduto e quello che sarà fatto. Gianluca, sono curioso di seguire adesso il tuo intervento e il tuo approfondimento, ma anche curioso di, diciamo, di fare una piccola osservazione. Qui la mascherina copre alcune delle stelline, ma non penso si voglia intendere alcuna nuova fuga dall'Unione, corretto? Le stelline sono sempre quelle. Per carità, assolutamente no, le stelline sono sempre quelle. Buongiorno a tutti, sono Gianluca Semeraro, come diceva Vincenzo, sono giornalista finanziario di Reuters, seguo nello specifico il settore bancario e assicurativo. Mi è stato chiesto di raccontare quali sono le sfide innescate dalla crisi del Covid, sia per l'Europa, sia per l'Italia che per il settore bancario. Partiamo dai numeri del coronavirus, numeri abbastanza forti, 210 paesi coinvolti, oltre 10 milioni di contagiati. L'Italia è stato il primo paese occidentale a essere colpito dal Covid e lo è stato in maniera molto pesante, quasi una tempesta perfetta, se pensiamo che la Lombardia, che è il motore economico dell'Italia, è stata la regione più colpita, che ha registrato il maggior numero di morti e anche di contagi. C'è stato un blocco totale delle attività, qualcosa mai visto a memoria d'uomo, una cosa totalmente inedita, quindi una situazione davvero drammatica. I numeri oggi sono nettamente migliori rispetto a quelli di qualche mese fa, sia in Italia sia in altre parti del mondo. Secondo alcuni virologi, e questa opinione non è condivisa da tutti, però alcuni virologi dicono che il virus ha perso forza, cioè chi si contagia oggi ha sintomi più lievi rispetto a chi si contagiava qualche mese fa, e questo è un dato importante se si pensa che la criticità italiana è stata proprio l'intasamento delle terapie intensive. Si registrano progressi sulla preparazione dei vaccini, le case farmaceutiche stanno facendo quasi una gara tra di loro per riuscire a proporre per primi il primo vaccino utile, alcune si sono anche alleate fra di loro. Certo, ci sono ancora delle situazioni di preoccupazione, alcuni focolai in Italia come quello di Mondragone, di Bologna, in Germania e alcuni paesi, come faceva vedere Vincenzo prima, come gli Stati Uniti, ma anche l'India ad esempio, o il Sud America, in cui la situazione non è affatto migliorata. Dal punto di vista dei dati macro, il panorama è davvero da grande depressione. Queste sono le stime del Fondo Monetario di ieri, dell'altro ieri, sono state aggiornate al ribasso, ci sono cali a doppia cifra previsti per quest'anno per l'Italia, per la zona euro nel suo complesso, per la Spagna, per la Francia. La Cina è l'unico paese per cui è prevista una crescita più 1%, si è confrontata con il 7-8% a cui la Cina è abituata negli anni, possiamo capire come anche questo più 1% in realtà non abbia alcun valore. C'è da dire invece che dal punto di vista di altri dati macroeconomici sicuramente la situazione, almeno in queste ultime settimane, è apparsa un po' più incoraggiante. Su tutti segnalo il dato sull'inflazione tedesca di giugno, che è stato su base annua pari a 0,9%, denunciando quindi una certa vivacità dei prezzi in quel paese, e dato che poi è stato accompagnato il giorno dopo anche da un buon dato sulle vendite al dettaglio. Anche il dato della zona euro è stato migliore delle attese, per quanto su livelli ancora bassi. E come diceva Vincenzo, anche gli indici di fiducia, i PMI, presentano delle dinamiche in miglioramento, per quanto ancora da valutare. Ma ancora meglio stanno facendo i mercati azionari. Possiamo, come diceva Claudia, ci sono stati dei rimbalzi importanti in quest'ultimo trimestre. L'S&P 500 ha conosciuto il trimestre migliore dal 1998. Il Nasdaq ha di fatto recuperato tutto quello che aveva perso prima con la crisi del Covid, e anche altri indici, l'azionario europeo, anche il Dow Jones, sono sulla buona strada per azzerare il calo che hanno subito con il Covid. Bisogna capire se questa è soltanto una bolla di rimbalzo e se quindi poi dovremo fare i conti tra qualche mese con questa bolla, visto che c'è comunque uno scostamento molto importante rispetto all'andamento dell'economia reale, come abbiamo potuto vedere dai numeri precedenti. L'Europa in tutto questo, dopo qualche tentennamento iniziale, qualche gaffe, ricordo quella della Lagarde nel suo primo discorso da presidente della BCE, che ha fatto impennare lo spread BTP Bund,
ha poi invece risposto in maniera molto decisa alla crisi. A livello di Banca Centrale Europea, di fatto, c'è stata una continuità con la politica seguita da Mario Draghi. C'è stato un programma di emergenza di acquisto di titoli che è stato di recente incrementato di altri 600 miliardi, fino a 1.350 miliardi, e fino a giugno 2021. C'è ancora il quantitative easing classico, c'è stata una nuova linea di TLTRO destinata alle banche per finanziamenti a bassissimo tasso di interesse per riuscire a spingere i prestiti alle imprese, mentre dal punto di vista dell'Unione Europea è stato sospeso il patto di stabilità, quindi i paesi possono adottare le misure che ritengono necessarie senza doversi preoccupare dei vincoli di bilancio. È stata istituita questa linea del MES, del Fondo Salva Stati, legata soltanto alle spese sanitarie fino al 2% del PIL 2019 di ciascun paese, e si sta discutendo proprio in questi giorni del budget way per i prossimi anni, si parla di 1.100 miliardi, e di questo recovery fund da 750 miliardi, due terzi in contributi a fondo perduto per i paesi più colpiti da Covid, di cui appunto si sta discutendo in questi giorni. Ma al di là dei numeri, in Europa c'è stato un cambiamento ancora forse più importante, che è stato quello di modificare la filosofia fondante dell'Unione Europea, che prima era basata sul rigore, sul rispetto delle regole, sul rigore nelle finanze pubbliche, ha una filosofia invece più incentrata sulla mutualità, anche perché questa crisi del Covid è stata indiscutibilmente una crisi del tutto esogena, incontrollabile e inaspettata, e non dovuta, come era stata invece la crisi del 2011, a una cattiva gestione delle finanze pubbliche da parte di alcuni paesi. Quindi da più parti, la Lagarde, la Presidente della Commissione Europea Ursula von der Leyen, hanno più volte posto l'enfasi sulla necessità che l'Europa si presenti di fronte a questa crisi come un blocco unico e che vengano aiutati i paesi più in difficoltà. La stessa Angela Merkel, che pure era stata una fautrice del concetto del rigore, cioè del concetto per cui i paesi virtuosi non devono accollarsi i rischi della cattiva gestione dei paesi meno virtuosi, ha cambiato rotta, seppur con qualche cautela in più rispetto alle sue colleghe. Però anche lei ha sottolineato l'importanza che l'Europa sia unita di fronte alla crisi. È più una dichiarazione di intenti al momento che non una cosa concreta in realtà. Come dicevo prima, si sta discutendo del nuovo budget dell'Unione e del recovery fund, e il fronte degli Stati membri è completamente diviso su questi temi. Ci sono i cosiddetti paesi frugali, che sono Svezia, Danimarca, Olanda e Austria, a cui però si aggiungono anche la Finlandia, l'Ungheria, la Repubblica Ceca, che contestano non tanto il recovery fund come strumento quanto la sua composizione. Cioè vorrebbero che il recovery fund operasse solo attraverso prestiti e non attraverso sovvenzioni a fondo perduto. La Francia invece, nel blocco di chi spinge per un recovery fund più mutualistico e spinge anche per un accordo in tempi brevi, possibilmente già a luglio, un nuovo vertice del Consiglio Europeo si terrà il 17-18 luglio e staremo a vedere come evolve. Stanno già affiorando delle ipotesi di compromesso che non sono così negative dal punto di vista dell'intento mutualistico. Oggi però Rutte in un'intervista ha dichiarato chiaramente che l'Italia deve mettersi nelle condizioni di poter affrontare una nuova crisi con le sue forze da sola. Vedo Claudia che scuote la testa. sì, no, infatti queste meravigliose quattro visi che qui ci hai fatto vedere, stiamo parlando dei cosiddetti paesi rigoristi ai quali peraltro fino a poco tempo fa la stessa Germania, la stessa Merkel era proprio, come tu parlavi di queste dinamiche, come cambiano, era molto vicina. Poi grazie alla mediazione francese la situazione è cambiata e quindi anche lei si è riposizionata inverso ovviamente questa gestione della presidenza europea in una maniera più equilibrata per tener conto anche delle istanze dei paesi del sud. Tra le altre cose, ieri c'è stato anche il plauso da parte dell'Organizzazione della Mondiale della Sanità nei confronti dell'Italia e della Spagna per la capacità di contenere e arginare questa terribile crisi che abbiamo dovuto affrontare. Quindi sicuramente una Merkel possibilista che ha fatto dell'inno alla trasparenza il suo incipit, il suo inizio, diciamo,
diciamo, di gestione di questo semestre e ovviamente un richiamo all'impegno al aggiustamento economico. Ora però il punto cruciale, come tu dicevi, è questo vertice del 17-18 luglio, si parla di un'ipotesi per questo Next Generation Fund dove ogni paese possa versare secondo le proprie capacità e ricevere secondo le proprie esigenze, che sembra un po' utopico, ma di sicuramente gli scambi negoziali passano da questi quattro paesi e passano da quei paesi che, come ho detto e scritto molte volte, per me hanno poco diritto di avere fondi strutturali europei quando si mettono sempre per traverso e soprattutto non hanno mai aderito a Eurozona, perché non solo due di questi quattro frugali, non tanto sulle agevolazioni fiscali quanto sulla loro gestione di bilancio, non sono in Eurozona, ma anche molti dei paesi di Visegrad non sono in Eurozona, neanche nella pipeline per entrare in Eurozona. Quindi spingono tanto per diciamo motivi opportunistici da un punto di vista politico, ma poi dopo, in quanto ad aderire all'euro, soprattutto in questa fase riflessiva dell'andamento della divisa, direi che c'è poca volontà. Quindi sicuramente usciremo da questa fase post-Covid con una ristrutturazione in ambito europeo, e questo semestre per Angela Merkel sarà una prova difficilissima, oltre al fatto che col MES il dibattito politico è tutto incentrato sulla questione della sorveglianza rafforzata, ma se mettiamo insieme le strategie della Task Force di Colao, il Family Act e tutto quello che sta cercando di fare il governo italiano, mi sa che dalle forche caudine, per così dire, per come sono rappresentate molto spesso del MES, si debba passare, sia un'opportunità unica, a mio avviso, per l'Italia, per quelle che sono le condizioni economiche che ovviamente offre, al di là di quello che saranno le decisioni sul recovery fund che la Francia vuole assolutamente chiudere proprio in quell'incontro del 17-18 luglio. Sì, infatti l'Italia è proprio un attore molto interessato a questo vertice UE del 17-18 luglio, proprio perché dall'Italia sono partite queste richieste di una spinta più mutualistica dell'Europa e quindi della messa a disposizione di risorse per i paesi più colpiti dal Covid. C'è stato un momento in cui l'Italia era di fatto l'unico paese europeo davvero messo a terra dal Covid, poi si sono aggiunti purtroppo anche gli altri, e fortunatamente nel corso del cammino ha trovato appunto l'alleanza della Francia, della Spagna e anche, come dicevi tu, della Germania, che oggi è un po' più dalla parte dei mutualisti che non dalla parte dei rigoristi. Per quanto riguarda l'Italia, come dicevi tu, la fase 1 è stata affrontata in maniera, si può dire, eccellente, nel senso che il governo Conte si è trovato a gestire una situazione assolutamente inedita, per la quale non c'era un solo modello di riferimento, perché l'unico era la Cina, ma era troppo lontano per poter capire come la Cina avesse contrastato il Covid. E quindi con decisioni anche molto coraggiose di fronte a una cosa che per ritrovarla nella storia dobbiamo arrivare all'inizio del secolo scorso con la spagnola, Conte, devo dire, il governo Conte si è comportato abbastanza bene ed questo è stato riconosciuto da tutti. Anche la fase della ripartenza, la fase 2, in fondo è stata gestita abbastanza discretamente, pur con qualche ritardo, con qualche contraddizione, con qualche criticità legata ad esempio alla scuola. Adesso è la fase più importante, più delicata e più difficile per il governo, la fase del rilancio. È sotto il fuoco incrociato di una serie di attori, Confindustria in primis, che reclama delle misure forti per la ripartenza del paese, ma anche all'interno della maggioranza ci sono voci diverse, quindi non c'è un'idea decisa sulla direzione da prendere per il rilancio del paese. Dal Covid molti vedono peraltro l'occasione unica e ripetibile della ristrutturazione economica di questo paese, cioè per fare quegli investimenti infrastrutturali e quelle riforme strutturali che da tempo vengono invocate per l'Italia e che non sono mai state fatte, grazie anche al fatto che stanno arrivando questi fondi europei così importanti che potrebbero aiutarci finalmente a fare questo salto di qualità. Un paese che non cresce da anni e che negli ultimi due trimestri dell'anno scorso, quindi già prima della crisi del Covid, era tornato in recessione tecnica, e un paese che ha un debito pubblico molto elevato che è destinato ad aumentare ulteriormente proprio per i provvedimenti di emergenza che sono stati presi e che saranno presi. Quindi un paese che ha bisogno di una svolta da questo punto di vista.
Questo è un piccolo recap delle misure che il governo ha preso finora. C'è stato un immediato pacchetto d'emergenza da 25 miliardi, il decreto Cura Italia, che ha provveduto a per esempio elargire i bonus per le partite IVA, a sostenere l'occupazione sostenendo appunto la cassa integrazione per le imprese e altre misure di emergenza di questo tipo. Poi c'è stato il decreto di accesso al credito che ha creato delle garanzie pubbliche fino al 100%, ma nella maggior parte dei casi sono all'80% per il credito concesso alle imprese in questa fase delicata del Covid, capace di movimentare questo decreto fino a 400 miliardi di euro. E poi c'è stato un pacchetto di stimolo a maggio da 55 miliardi che ha confermato molte delle misure precedenti, ne ha introdotte delle nuove, sempre per far ripartire l'economia. Probabilmente a fine luglio ci sarà un altro pacchetto che prevederà uno scostamento fino a 20 miliardi sul deficit PIL con nuove misure, ma il grosso si avrà a settembre con il recovery plan promesso da Conte. Lì si dovrebbe avere il quadro definitivo delle misure che l'Italia intende mettere in campo per far ripartire l'economia. E proprio a questo proposito, come dicevi tu, il MES diventa un fattore critico, importante, un fattore su cui anche il governo Conte si sta giocando politicamente tutte le sue carte, perché sappiamo bene che all'interno della maggioranza ci sono forze come i 5 Stelle che sono contrarie al MES, anche per ragioni ideologiche più che di sostanza, e ci sono invece forze politiche come il PD, come Italia Viva, che sono a favore. E la stessa Angela Merkel, anche nella sua nuova veste di presidente di turno della UE, ha detto chiaramente in un'intervista qualche giorno fa che il MES c'è e quindi va usato. D'altra parte l'Italia ha chiesto che fossero messe a disposizione queste risorse del MES cosiddetto sanitario, quindi risorse a bassissimo costo, immediate, a cui tutti i paesi possono attingere. Conte è stato sempre contrario al MES, ha detto che l'Italia non ne ha bisogno. In realtà l'Italia avrebbe bisogno oggi di fondi che può prendere a un prezzo molto più basso di quello che trova sul mercato con le emissioni obbligazionarie, tenendo conto anche che i tempi del recovery fund non sono così immediati. I fondi del recovery fund potrebbero essere disponibili non prima dell'anno prossimo. E quindi l'Italia, se vuole veramente fare il suo percorso di riforme, probabilmente alla fine dovrà cedere al MES. Quanto questo poi impatterà sugli equilibri del governo è tutto da vedere. Anche in seno all'opposizione ci sono visioni diverse. C'è Forza Italia che è d'accordo, Lega e Fratelli d'Italia che sono in disaccordo. Bisogna capire come cambieranno gli equilibri anche in un'ottica di un nuovo governo eventualmente, perché anche di questo si sta parlando sotto traccia. E passiamo al settore bancario. Il settore bancario è stato uno dei settori che ha sofferto più degli altri la crisi per vari motivi, da un punto di vista dell'andamento dell'azionario, perché ha sofferto la volatilità dello spread e le prospettive incerte dell'economia, da un punto di vista operativo perché c'è stato un blocco totale delle attività in un contesto in cui già le banche facevano fatica a fare ricavi per i bassi tassi di interesse, e da un punto di vista regolamentare perché la BCE ha chiesto di sospendere i piani sui dividendi e sui buyback che erano stati un po' il perno dei piani industriali di molte banche, tra cui anche Unicredit e Intesa qua in Italia. Le differenze con la crisi del 2008 sono diverse. Innanzitutto in quella crisi le banche furono la causa principale con la cattiva gestione dei subprime e dei derivati, mentre in questo caso, come dicevamo, è un fattore totalmente esogeno e inaspettato. Nel 2008 le banche erano del tutto impreparate ad affrontare uno shock di tale portata, oggi sono decisamente più solide da un punto di vista patrimoniale e hanno anche sviluppato una cultura di impresa per la gestione di crisi anche grosse come quella che abbiamo avuto in questi mesi. All'epoca l'unione bancaria era più un'idea che un fatto concreto, oggi l'unione bancaria c'è, è molto presente, ci sono ancora dei passaggi da compiere, però di fatto oggi l'unione bancaria è una garanzia di solidità delle banche europee, e quindi questo è molto importante. Le misure per aiutare le banche sono state molteplici, da una maggiore flessibilità nella classificazione delle poste deteriorate al nuovo finanziamento TLTRO di cui vi parlavo prima, all'allentamento dei requisiti sui collaterali per accedere alla liquidità della BCE, ma soprattutto il decreto di accesso al credito, quello che il governo ha messo a disposizione per far affluire credito alle imprese. Una cosa molto importante, perché in un momento di crisi il pericolo che le imprese non chiedano soldi alle banche
banche, proprio perché si trovano in una situazione talmente difficile da non avere proprio gli strumenti per poter chiedere il credito, e era un pericolo tangibile. E quindi la garanzia dell'80% dello Stato consente all'attività di lending delle banche di avere comunque una sua vivacità, consente di contenere il costo del rischio che è inevitabilmente destinato a salire in una situazione del genere, e proprio grazie a questo consente alle banche di poter gestire anche shock importanti con un PIL che scende del 10% senza dover intaccare il capitale. Certo, questo decreto ha avuto diverse critiche legate al fatto che, non essendo la garanzia per la maggior parte delle situazioni fino al 100%, le banche comunque hanno dovuto svolgere un'istruttoria, e questo è stato un aggravio di lavoro in una fase in cui le filiali erano pressoché chiuse e i dipendenti lavoravano da casa, e che non, è un'altra cosa che è stata criticata, è che non sono previste manleve legali. All'inizio questo processo è partito un po' zoppicando, oggi mi sembra invece che sia ben avviato, e sono sempre di più i comunicati da parte degli istituti bancari su prestiti elargiti sia a grandi aziende che a piccole aziende con queste garanzie pubbliche. Parlavo del costo del rischio. Sicuramente la recessione farà tornare d'attualità purtroppo il tema dei non performing loans. Le banche italiane hanno compiuto progressi da gigante negli ultimi anni per sgravare i propri bilanci dai crediti deteriorati. Oggi possono fronteggiare un aumento dei crediti, soprattutto della categoria unlikely to pay, e soprattutto possono dover fronteggiare il rischio che il portafoglio dei propri crediti deteriorati si riduca del 20-40% in valore, e che quindi sia più difficile smobilizzare questi crediti a prezzi ritenuti dalle banche convenienti. A questo si aggiunge anche il fatto che la chiusura dei tribunali in tutti questi mesi e l'attività ridotta di queste ultime settimane rende i tempi di recupero di questi crediti più lunghi, le modalità più complicate, e quindi li rende anche per questo motivo meno vendibili. Quindi potremmo dover vedere dei nuovi accantonamenti a fronte di perdite su crediti da parte delle banche. C'erano delle situazioni in sospeso prima del Covid che sono ripartite. Una di queste è l'offerta di Intesa San Paolo su Bibanca, che era stata lanciata proprio qualche giorno prima che scoppiasse poi il caso di Codogno, e che invece oggi è ritornata, ha ripreso insomma il suo iter, comincerà la prossima settimana, terminerà a fine luglio. C'è ancora l'opposizione di alcuni soci di UBI e del management, c'è ancora l'ok antitrust da conquistare, però di fatto l'operazione sta per partire. E così la stessa cosa vale per l'uscita del tesoro dal Monte dei Paschi. L'Unione Europea ha approvato un piano di de-risking della banca che consentirà di essere poi vendibile o comunque sposabile con un altro istituto. Si stanno già facendo delle ipotesi col Banco BPM, e proprio l'altro giorno il Monte dei Paschi ha varato un'operazione di de-risking togliendosi dal bilancio una serie di crediti deteriorati per 8 miliardi e altri asset. Il consolidamento sarà un tema sicuramente dei prossimi mesi, sia a livello cross border europeo, tanto caldeggiato peraltro anche dalla BCE, e sia a livello domestico tra banche piccole e medie, proprio perché in questa situazione di debolezza le banche hanno bisogno di far fronte comune per riuscire anche solo a sopravvivere. L'ultima cosa che mi preme sottolineare è quella che si diceva anche all'inizio, questa spinta forzata che c'è stata verso la digitalizzazione delle banche, sia dal punto di vista della gestione con la clientela e sia dal punto di vista della gestione dei dipendenti. Circa il 70% delle filiali è rimasto chiuso durante il lockdown, le operazioni allo sportello sono state ridotte all'osso, quasi tutti i dipendenti hanno lavorato in smart working, e nonostante questo non si sono registrati grossi problemi dal punto di vista della tenuta dei sistemi informatici, non c'è stata una sostanziale efficacia della rete contro i rischi legati alla sicurezza, alla cyber security, e il comportamento dei clienti e dei dipendenti si è modificato per adattarsi al momento della crisi, al punto che probabilmente un processo che già era in atto prima, però che andava avanti molto lentamente, infatti l'Italia da questo punto di vista è molto indietro rispetto ai partner europei, potrebbe avere un'accelerazione nei prossimi mesi, proprio perché questi comportamenti sono stati già testati, evidentemente con successo. Io ho finito qui, vi lascio con l'augurio che abbiamo pronunciato in tutti questi mesi, sperando davvero che sia così. Grazie mille. Grazie Gianluca, come sempre un'ottima rappresentazione di quelli che sono i fattori chiave, no? Che caratterizzano questo momento particolare di crisi. E la tua analisi ha toccato i diversi piani, insomma quello europeo, quello
quello italiano e in particolare poi l'approfondimento sul settore bancario e tutti quei servizi adesso connessi che insomma, ci fanno capire quante siano le parti coinvolte e la complessità di una ripartenza che, in cui sicuramente noi confidiamo, l'andrà tutto bene, insomma, rimane come augurio e come prospettiva. Certo è che i tempi di recupero sembrano essere abbastanza lunghi e le modalità di uscita complesse quantomeno, non fosse altro che per l'unicità della crisi che stiamo attraversando. E a proposito di ripartenza e di scelte da compiere, ne approfitto per porre un altro quesito ai nostri partecipanti. Pensando alle misure che a livello di governo possono essere prese per la ripartenza, quali sono le priorità di investimento per il governo che potrebbero maggiormente contribuire al percorso di uscita dalla crisi per l'Italia, in Italia? Noi qui abbiamo elencato la digitalizzazione, l'investimento nella formazione, nell'istruzione, il fintech o nuove politiche di smart working. Ecco, lascio ancora qualche secondo per poter rispondere a questo quesito su alcune delle priorità su cui il governo potrebbe dedicare maggiore attenzione nelle prossime settimane, nei prossimi mesi. Mi sposto quindi sulle risposte e cerchiamo di capire un po' la distribuzione. Sicuramente fanno da padrona la digitalizzazione e l'investimento in informazione e in istruzione. Interessante, insomma, l'elemento della formazione e dell'istruzione con tutte le critiche, le dinamiche sul mondo della scuola e sul fronte anche occupazionale collegato ad esso. Ma Claudia, come interpreti queste risposte? Qual è il tuo pensiero quando si parla di percorso di uscita dalla crisi? Quali aree potrebbero essere sfruttate meglio per avviare questo percorso? Ma guarda, sono proprio contenta di questa domanda perché fa parte un po' dell'attività che abbiamo intrapreso in questi 3 mesi con la Fondazione, sfornando continuamente podcast, webinar, tutto quelli che sono contenuti digitali a disposizione, liberamente a disposizione delle scuole e della cittadinanza per riflettere su questa crisi e guardare avanti. Se prendiamo ad esempio il report di McKinsey, The Future of Work in Europe, che è appena stato pubblicato e che parla proprio delle conseguenze dell'evoluzione tecnologica sul mondo del lavoro, le prospettive del lavoro colpito doppiamente a questo punto dalla crisi pandemica, vediamo che dobbiamo preoccuparci nel breve termine di quei 59 milioni di lavoratori nell'ambito dell'Unione Europea, che sono il 26% del totale dei lavoratori europei, che sono coinvolti da questa crisi, quindi tra ridimensionamento dell'attività lavorativa, quindi di reddito, quindi di risorse economiche, alla perdita del lavoro. E dall'altra parte abbiamo questo straordinario movimento e passaggio da 500.000 fino a 8 milioni lavoratori che in Italia sono stati coinvolti nello smart working, quindi da un'attività di nicchia è diventata un'attività portante per andare avanti. Però come si inserisce questo discorso della digitalizzazione e dell'educazione? Sono due assi portanti di quelli che sono tutti gli esiti della task force di Colao, della task force della ministra Bonetti, degli stati generali. Tutto passa da questo problema del digital divide, dalle lacune di digitalizzazione che ha il nostro paese. Ricordiamo che una famiglia su 3 non ha un device per poter garantire lavoro e didattica a distanza alle componenti della famiglia, 4 minori su 10 non possono usufruire della didattica a distanza in un ambiente che sia conciliante, perché la famiglia è impegnata in tante altre attività allo stesso momento. E questi sono problemi che si riguardano il dibattito del 5G, della banda larga, che non è diffusa sul territorio. Noi abbiamo intere porzioni di territorio dove la banda larga non permette agli studenti di seguire un master in digitale, di seguire le lezioni delle proprie scuole, e questo è inconcepibile, perché altrimenti il paese non va da nessuna parte. Ed è proprio per questo che ritengo che la crisi
ha messo a nudo proprio questo problema occupazionale in un momento in cui gli scambi negoziali tra nord e sud, non solo del mondo, non solo dell'Unione Europea, ma del nostro paese, iniziavano a portare a un efficientamento delle sinergie. E quindi il problema grosso è quello della carenza di lavoratori qualificati, carenza di studenti che escano con una qualificazione e con competenze digitali, così come economiche e finanziarie, adeguate. Mi aspettavo che in questa emergenza si potesse dire: riapriamo le scuole, non ci saranno più 3 mesi di pausa, ma ci sarà un solo mese come in tutti gli altri paesi del mondo, e ci dedicheremo proprio a portare queste competenze alle nuove generazioni, perché è inutile che parliamo di un recovery fund, Next Generation Fund di Ursula von der Leyen, quando noi non siamo in grado di dare un device a uno studente per seguire le lezioni. Questa è la cosa molto importante. Non possiamo aiutare le famiglie, parliamo di tutto la scuola primaria. Noi abbiamo dedicato tutta una serie di progetti e soluzioni proprio perché le famiglie si sono trovate, e questo ovviamente a carico delle donne. E un ultimo aspetto che volevo citare: sia Colao che la ministra Bonetti, anche col Family Act, hanno parlato evidentemente del ruolo centrale delle donne. Con un 49% di donne occupate solamente non andiamo da nessuna parte. Con un livello di pensioni dell'universo femminile che sono la metà delle pensioni maschili, andiamo verso soglie di povertà preoccupanti. Quindi questo costo sociale di un digital divide e di una mancanza di partecipazione al femminile fa sì che poi il Consiglio d'Europa richiami l'Italia ancora una volta su quelli che sono i problemi di parità salariale, di opportunità di carriera, che sono dovute per Costituzione e anche per necessità di uscire da questa crisi. La crisi si esce con tutta la popolazione insieme. Quindi digitalizzazione, parità di genere e competenze per la scuola sono secondo me le 3 armi che assolutamente il governo non può mancare di prendere in mano per vincere questa uscita dal Covid, come si è visto con Milano, che a fianco delle altre 48 città dinamiche e tra le economie locali più dinamiche insieme ad altre importanti città italiane e comuni che si stanno sforzando di dare questo contributo. Grazie Claudia. In effetti, mentre parlavi avevo puntato alcune parole chiave, no? Competenze, tecnologia, pari opportunità, questo forse è il mix che può essere, come tu dicevi, la soluzione, no? La ricetta. E poi c'è per il fintech, uscire ovviamente da una crisi. Esatto, c'è cioè un aspetto tecnologico importante che si innesta con diverse modalità, ma come dicevi tu, come accade spesso in gran parte delle grandi crisi, e l'unità e il fatto che la popolazione agisca senza limitazioni e senza differenziazioni assieme per determinare e segnare un percorso di ripartenza e di ricrescita del paese. Bene, ci avviciniamo alla conclusione del nostro webinar, però prima di passare alla sessione di domande e risposte vorrei fare 2 rapidi flash per ricordare la disponibilità sulla piattaforma Refinitiv Icon di un'app interamente dedicata alla crisi, al Covid-19 e Macro Vitals, da cui sono stati presi gran parte dei grafici utilizzati oggi, e allo stesso tempo ricordare anche l'offerta formativa, l'attività di formazione di Action Forex che continua e che, avvalendosi di strumenti tecnologici disponibili, è trasformata su canale, portandola su canale online, utilizzando lo strumento dei webinar. Quindi continua l'attività dell'associazione, continua l'offerta formativa che parte delle soluzioni su cui investire anche per continuare a crescere e creare quel mix di competenze e abilità di cui si parlava prima. Passiamo alla fase delle domande. Io, mentre i relatori parlavano, ho cercato di tenere traccia delle principali domande. Comincio con una prima riflessione che viene fatta. Si parlava di interventi, di misure che il governo può prendere o che deve prendere per orientare questo percorso di crescita. L'osservazione è: sembra che ci sia orientando principalmente verso soluzioni di sussidio piuttosto che su investimenti strutturali, almeno questa è la percezione che ci viene fornita dalla domanda.
risponde al vero, o meglio, più che rispondere al vero, è una tendenza quella dell'emergenza e quindi di rispondere con un sussidio, o c'è la reale volontà di intervenire, forse finalmente con interventi strutturali? Non so se Claudia o Gianluca. Vuoi iniziare tu, Gianluca? Sì, io da parte mia posso dire che è un'affermazione per molti versi vera, proprio perché nella gestione dell'emergenza è forse più immediato riuscire, no, a dare a chi soffre di questa emergenza, a chi perde il lavoro, a chi chiude un'impresa o chiude un'attività, una forma di sostentamento per quei mesi in cui sta chiuso e quindi non percepisce un reddito, non fa fatturato e così via, che non invece avviare delle riforme di più ampio respiro. La sfida del recovery plan di settembre dovrebbe essere proprio questa, cioè trasformare questa risposta da il tamponamento, diciamo così, dell'emergenza immediata a qualcosa di più ampio respiro. Io mi permetto di aggiungere ai temi della digitalizzazione e del fintech anche il tema green, ad esempio, che è un altro tema su cui l'Italia è molto indietro e su cui invece l'Europa sta spingendo tantissimo. E anche in quel caso questa sostenibilità di questi investimenti è molto importante, sarebbe tutto un settore su cui l'Italia dovrebbe intervenire per modernizzare il paese. Sì, infatti io penso che se poniamo al centro quell'agenda ai quali tutti i paesi, sono più di 160 i paesi, anche quello italiano, si è impegnata, e quindi stiamo parlando dell'agenda delle Nazioni Unite, degli obiettivi globali sostenibili, così come per le scuole, per quello che abbiamo detto prima, esiste un goal 4 che riguarda l'educazione di qualità come diritto da parte degli studenti e delle nuove generazioni, c'è appunto un goal 8 che riguarda il lavoro dignitoso e la sostenibilità economica. La sostenibilità economica passa attraverso l'impegno delle imprese che, come ha detto l'altro giorno il referente di ASVIS, il professor Giovannini, le imprese non hanno altra strada che quella che della sostenibilità, così come i criteri ESG sono entrati negli investimenti sostenibili e sono diventati scelta importante da parte delle famiglie millennials. Quindi sicuramente un paese che gioca le sue armi per uscire da questa crisi sull'ambito della sostenibilità economica, sugli obiettivi globali, è un paese che si rende conto che quella è una strada tracciata, una piattaforma politica pronta e disponibile alla quale bisogna solo impegnarsi con un'ottimizzazione delle risorse economiche che sono necessarie e che non sono poche, come hanno dimostrato gli esiti di entrambe le task force a cui si è appoggiato il governo per decidere i prossimi piani. Ma in una battuta vorrei dire, l'assistenzialismo perdurante purtroppo non aiuta, e soprattutto per quella che è la storia del nostro paese, può diventare un boomerang se protratto in là nel tempo. E come dicevo all'inizio, dopo la prima domanda sullo smart working, aprire la porta a atteggiamenti opportunistici che ovviamente non vanno a vantaggio né dei lavoratori né del recupero delle attività delle imprese, di quegli scambi commerciali che possono cambiare i mercati e i risultati anche degli investimenti e dello sviluppo di un paese. Grazie Claudio e Gianluca. C'è un'altra domanda che è stata posta e che attiene alla componente europea, no? Delle soluzioni poste in essere. Fondamentalmente nella domanda viene chiesto, a fronte delle misure di stimolo che sono state attuate, perché verranno prese in considerazione per agevolare la ripartenza, quanto la frammentazione del quadro europeo in termini di capacità decisionale ha influito nel determinare un rallentamento o una complicazione dell'attuazione delle politiche di stimolo, e quanto questo, chiaramente immagino fosse implicito dalla domanda, possa avere un impatto negativo o possa ulteriormente allungare i tempi della ripartenza. Comincio io? Secondo me forse questa frammentazione può più influire in questa fase che non ha influito inizialmente, nel senso che, come dicevo, dopo qualche tentennamento iniziale, ma più legato
ha una sorta di abitudine a veicolare determinati messaggi rigoristi, per cui la gaffe della Lagarde di fatto è una frase che abbiamo ascoltato tantissime volte, cioè la BCE non si occupa dello spread fra Italia e Germania, e questo aveva gettato nel panico i mercati perché eravamo nel pieno della pandemia solo in Italia in quel momento lì, non era ancora scoppiata in altri paesi in modo violento, e quindi di fatto era come se la BCE stesse abbandonando l'Italia al suo destino. Però quella era più una frase che diciamo arrivava in coda rispetto a una politica che era stata seguita fino a quel momento in quel modo, però poi nel momento in cui ci si è resi conto della gravità della situazione, l'Europa, almeno da un punto di vista di istituzioni, ha fatto fronte unico. La Germania di fatto ha cambiato faccia rispetto alla crisi, perché ha capito che un'Europa unica e forte è nell'interesse soprattutto della Germania e non soltanto aiuta la salvezza dei paesi meno virtuosi. Oggi invece queste divisioni possono forse rallentare l'implementazione di queste misure, in particolare il recovery fund. Poi il compromesso su queste cose è sempre dietro l'angolo, perché comunque il recovery fund si inquadra in una discussione molto più ampia sul budget UE, sugli sconti che i paesi che non utilizzano questi fondi possono ottenere nei contributi che invece devono dare l'Europa. Quindi probabilmente forse a luglio vedremo anche un accordo di compromesso soddisfacente, però sicuramente quello è un pericolo, la frammentazione oggi è ancora un pericolo. Ecco, io invece punterei a guardare proprio il riflesso di questo tipo di dibattito e di divisione sperabilmente costruttiva sull'euro. L'euro, come abbiamo detto, si muove come una leva fondamentale per garantire che questo recupero economico avvenga, e quindi da una parte abbiamo i paesi che sono orientati all'export nell'area mediterranea, che devono recuperare competitività e hanno bisogno strenuamente di un euro debole, e gli altri paesi che invece si possono anche permettere un euro più forte. Anche questo è uno dei perni che riguarda la frammentazione, ma l'altro perno è evidentemente i soldi che vanno ai vari paesi, e quelli che non sono in eurozona e che si permettono di mettere i bastoni tra le ruote o porre condizionamenti, secondo me l'Europa è di fronte a un bivio, nel senso che chi non è in eurozona, a mio avviso, non può utilizzare i fondi strutturali europei a pioggia, che ad esempio, faccio il caso della Polonia, hanno permesso in crisi pregresse di evitare qualsiasi tipo di recessione, nonostante l'ambito collaborativo o cooperativo con l'Unione Europea non ci sia, anzi molti di questi paesi come Polonia e Ungheria sono molto borderline con quelli che sono i valori del trattato europeo e i valori fondativi dell'Unione Europea. Quindi sicuramente una frammentazione che è economica, che è politica, ma che questo Covid metta nudo, soprattutto per quelli che saranno anche le implicazioni dei rapporti nei confronti degli Stati Uniti, date le criticità invece con le quali si sta muovendo la Cina su vari aspetti. Grazie Gianluca e Claudia. Un'altra domanda molto, molto diretta è: non è il caso di passare in breve tempo a un'economia senza contante, cioè magari riprendendo anche alcuni dei temi trattati in questi giorni a livello di governo, quanto lo spostamento verso i pagamenti elettronici può contribuire efficacemente a questo percorso di ripartenza? Non so chi vuole cominciare, magari se Gianluca, rispettando magari lo stesso obiettivo. Sì, allora, devo dire che su questo tema non ho un'opinione definita, nel senso che sicuramente è un passo verso la modernizzazione di un paese, non credo che debba essere fatto troppo radicalmente, troppo in fretta, perché comunque c'è tutta una porzione di popolazione che ha poca dimestichezza con determinati strumenti. E quindi forse una certa gradualità in questo passaggio è necessaria. Per quanto poi lo ritengo un passaggio utile sicuramente verso un paese più moderno, e sicuramente in altri paesi il contante è usato molto meno che qua in Italia. Anche dal punto di vista degli esercenti c'è una certa ritrosia alle volte per accettare metodi di pagamento che non siano il contante. Penso ai taxi a Milano, ad esempio.
Ecco, infatti, però secondo me questo è uno degli ambiti, cioè abbiamo parlato di digitalizzazione di un paese dove c'è un digital divide importante che frena il paese e quindi se noi ci muoviamo in maniera troppo accelerata per quanto riguarda la diminuzione della circolazione del contante e l'imposizione di pagamenti digitali diffusi quando non c'è una concertazione, torniamo un po' come il discorso delle quote rosa sui commenti che ci sono. Una misura è necessaria in quanto un paese non è in grado di autoregolarsi o di uniformarsi a un'evoluzione del digitale. Quindi qual è la soluzione migliore? Imporlo o aspettare che il paese si adegui? Possiamo permetterci di aspettare? Quindi secondo me questo tipo di evoluzione a cui tutti i paesi peraltro hanno già fatto seguito è per così dire un male necessario per chi lo considera un male. Secondo me un passo inevitabile per il processo di digitalizzazione in corso. Grazie Claudia. Un'ultima domanda, e grazie a tutti i partecipanti per le numerose domande che sono arrivate e che sto cercando di filtrare e mettere assieme. La domanda è la seguente: per quanto riguarda il futuro dell'Italia, noi stiamo guardando la situazione pandemica come se questa fosse alle spalle. Secondo voi, quanto può influire la situazione che sta accadendo in altri paesi, in particolare negli Stati Uniti, sull'atteggiamento nei confronti del virus e quanto diventa importante la tempistica del vaccino? E su una cura, anche in previsione di un possibile, mi permetto di aggiungere, un potenziale ritorno del virus in autunno. Quindi, sicuramente noi abbiamo tenuto questa visione ottimistica, però c'è anche questo scenario da tenere in considerazione. Gianluca, un breve commento su questo. Sì, bravissimo. Il vaccino è ovviamente fondamentale. Credo che sia il momento in cui poi potremo dire che il Covid-19 è alle spalle, no? Nel momento in cui si trova un vaccino efficace, nel momento in cui questo vaccino viene reso anche disponibile in quantità sufficiente a tutti i paesi, non soltanto in Italia. Sul pericolo di un'ondata di ritorno e sul confronto con altri paesi, io credo che altri paesi stiano pagando una gestione dell'inizio della pandemia sbagliata rispetto a quella che ha avuto l'Italia. E quello che alcuni virologi dicono sulla perdita di forza del virus è interessante proprio perché probabilmente, poi io non sono ovviamente un medico, un virologo, quindi commento quello che leggo, probabilmente i mesi di lockdown che abbiamo vissuto sono serviti a indebolire questo virus e siccome la criticità, come dicevo prima, in Italia è stata soprattutto il fatto che non c'erano posti in terapia intensiva sufficienti e quindi la gente moriva perché spesso non riusciva ad accedere in tempi utili alla terapia intensiva, il fatto che oggi il virus sia più debole per quanto continua a contagiare, questo è importante perché uno può anche prendere il virus, fare il suo percorso e poi guarire, e questo non, voglio dire, non ha un impatto così devastante come c'è stato nei mesi scorsi. Però il vaccino ovviamente è la cosa principale e speriamo che entro l'anno, come dicono tutti, davvero possa essere trovato. Ma dal mio punto di vista, premesso che sappiamo perfettamente che ci siamo tutti attaccati pervicacemente a questa esigenza di avere un'uscita da questa situazione, quindi avere un vaccino, per quanto sappiamo che i virus si evolvono e come anche nel caso dell'influenza, spesso i vaccini devono essere continuamente aggiornati, ma un punto di partenza è fondamentale per dirimere gli scenari peggiori che oltretutto vengono continuamente sbandierati dall'Organizzazione Mondiale della Sanità, che oltre allo scenario recessivo continua a lanciare dei warning su un rischio di un ritorno dei contagi in autunno. Quindi questo fa sì che anche gli indici PMI che escono in Europa in un quadro delineato dal Fondo Monetario Internazionale di una perdita del meno 10,2% per quest'anno, questi PMI vengano mitigati proprio dalle notizie che arrivano sull'avvicinamento verso una soluzione vaccino o meno. Quindi sicuramente il vaccino è molto importante per la ripresa di fiducia da parte anche delle imprese e dall'altra parte però non deve vedere i paesi sottovalutare il rischio di una seconda ondata ed essere capaci di arginarla con convinzione, soprattutto nel rassicurare le persone che hanno avuto da questa esperienza per molti lati, devo dire, degli effetti che difficilmente si dimenticheranno. Grazie, grazie tante Claudia, grazie Gianluca. Direi che siamo in chiusura.
Vorrei a questo punto ringraziare i nostri relatori, Claudio Segre, presidente di Global Thinking Foundation, e Gianluca Semeraro di Reuters, per il contributo che hanno portato a questo webinar, che è stato organizzato da Refinitiv in partnership con Assium Forex. Io vi ringrazio per la partecipazione e auguro a tutti una buona giornata. Grazie a tutti, arrivederci. Grazie a tutti, arrivederci.